Ragazzi, finalmente ci siamo, è arrivato finalmente il momento anche in Italia. Netflix arriva anche nel bel paese e lo fa dopo mesi e mesi e mesi di attesa. Nonostante si tratti di un servizio veramente molto conosciuto in tutto il mondo, in tanti però su Facebook ci hanno chiesto: ma che cos'è Netflix? Detta proprio molto semplicemente, ragazzi, Netflix è come se fosse lo Spotify o come Apple Music o come il Deezer, ma per le serie TV e i film. Si tratta di un servizio di streaming video con il quale si potranno vedere tantissime serie TV, film e documentari direttamente con tantissimi dispositivi compatibili. Ebbene, nonostante il catalogo statunitense sia un po' più ricco di quello italiano, perché ad oggi ci sono ancora degli accordi fatti con l'azienda che produce anche delle serie TV come House of Cards, con l'arrivo di Netflix in Italia la scena dello streaming video e la scena dell'on demand cambia radicalmente. In questo video vi spiegherò i prezzi del servizio, perché sono disponibili tre diverse tipologie di abbonamento che cambiano non solo in base alla qualità ma anche in base al numero di dispositivi che si possono collegare, che possono guardare il servizio contemporaneamente, quindi è un po' diverso di altri servizi di streaming che conosciamo. Inoltre vi farò vedere il processo di registrazione e vi farò vedere l'interfaccia iniziale che si ha quando si utilizza il servizio. Lo faremo con un computer, ma ovviamente si tratta di una cosa compatibile praticamente con tutto, con tutti i dispositivi che si possono connettere ad internet, console, smart TV comprese. Eh già, perché oltre che su computer, su smartphone e tablet, Netflix si può vedere addirittura con le smart TV e con le console. Nel mio caso, per esempio, in Xbox One, ma è compatibile anche con la PlayStation 4 e con l'Apple TV, in modo tale da poter accedere al catalogo veramente in tutti i modi possibili. Io sono sempre Dario Caliendo e vi do il benvenuto a un nuovo video di Tech Fanpage. Ovviamente è possibile effettuare il primo accesso e la registrazione al servizio anche tramite il sito ufficiale, l'indirizzo è netflix.com e il sistema automaticamente vi porterà nella versione italiana. A questo punto la prima cosa da fare è scegliere la tipologia di abbonamento. Come potete vedere, esiste un abbonamento base, un abbonamento standard e un abbonamento premium, che variano tra di loro non solo per il prezzo ma anche per la disponibilità dell'HD e dell'Ultra HD e per il numero di dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente al servizio. A questo punto, a meno che voi non abbiate una televisione 4K o la necessità di utilizzare il servizio su 4 dispositivi contemporaneamente, il mio consiglio sarebbe quello di scegliere l'abbonamento medio, quello da 9,99 al mese, in modo tale da poter avere l'HD, che nel primo tipo di abbonamento non è disponibile, e poter utilizzare il servizio su 2 dispositivi contemporaneamente. Scelto il piano di abbonamento e vi ricordo che il primo mese è sempre gratuito, a questo punto non dovrete far altro che procedere con il processo di registrazione. Bisognerà scegliere una mail che verrà utilizzata anche come login al servizio e una password che servirà proprio per autenticarsi. Terminato il processo di registrazione, che richiede anche l'inserimento di un metodo di pagamento, e ribadisco, il primo mese non verrà assolutamente addebitato, il sistema vi chiederà di rispondere ad una serie di domande. Una serie di domande che serviranno proprio a Netflix per capire i vostri gusti e per offrirvi, per proporvi delle serie TV, dei film o dei documentari proprio in base ai vostri gusti. Si tratta di una cosa importante perché il catalogo è veramente molto grande e molto spesso si rischia di perdere qualcosa che in effetti potrebbe piacerci. A questo punto il gioco è fatto, Netflix gestisce l'accesso al sistema con degli utenti, ovviamente è disponibile anche l'utente Kids, che permetterà di visualizzare esclusivamente dei programmi destinati anche a un pubblico più giovane. Come potrete vedere, l'interfaccia grafica è veramente molto semplice: in alto sono presenti i film e telefilm più visti su Netflix, in basso invece i titoli del momento e successivamente quelli scelti proprio in base ad ogni utente. È possibile anche effettuare una ricerca, come potete vedere la ricerca è velocissima, e per ogni serie TV è possibile l'aggiunta a una lista di preferiti ed è possibile ad esempio vedere l'elenco degli episodi, i titoli simili e i dettagli relativi proprio alla produzione. Bene ragazzi, questo è tutto, questo è Netflix. Ovviamente non vi posso far vedere come si vede lo streaming perché tutte le immagini sono coperte da diritti che io non voglio violare. Sono veramente curioso di vedere nel tempo come si arricchirà il catalogo del servizio di streaming video più famoso al mondo ormai. Nel frattempo però vi mando un abbraccio e vado sul divano a vedermi una bella serie TV. Un bacio.